luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso è per sempre, io non esisto, non esisto, non esisto. Benvenuti alla nuova puntata di Liguria News, ci troviamo a Roma, abbiamo fatto tanti chilometri ma per presentare un artista originale e anche particolare. Pierpaolo, vero? Siamo qui da Roma e abbiamo fatto tanti chilometri. Esattamente, buonasera a tutti, vogliamo presentarvi un ospite speciale, un cantante, un autore e anche attore. È qui con noi Giovanni Amodeo. Ma grazie, benvenuti a Roma. Grazie dell'ospitalità, grazie che ci hai accolto in questa location veramente simpatica. E siamo curiosi di parlare del tuo spettacolo Tutte Mie. Cosa hai da raccontarci in merito? Tutte Mie. Tutte Mie è un progetto iniziato quasi 3 anni fa, aveva anche un altro titolo, era Uomini che cantano donne. È nato quasi come uno scherzo, un gioco con un amico, sulla difficoltà di cantare alcune, sulla difficoltà che riscontravamo a cantare alcune canzoni. E niente, quindi è iniziato pure come una sfida quasi. E il titolo Tutte Mie, queste mie, si riferisce a queste super 7 voci della musica nazionale e internazionale. E diciamole, nominale. Certo, e mi fa anche un po' paura fare i nomi di queste 7 donne, che sono Barbara Streisand, Aretha Franklin, Mina, Milva, Patti Pravo, Mia Martini e Ornella Vanoni. Le devo dire lentamente perché sono come 7 nani, me ne manca sempre una. Quindi le ho dette tutte 7. Ecco, qual è stata la tua scelta? Perché hai proprio scelto determinati nomi così importanti? Forse perché ti accomunano qualcosa? No, diciamo che ho fatto anche un po' delle ricerche storiche sui favolosi anni 60, 70. Diciamo che sono tutte donne che hanno cominciato negli anni 60 e continuano a cantare, o comunque continuano a essere sempre famose a un certo livello. E in più sono veramente delle donne uniche che hanno fatto le cose incredibili in un periodo storico anche che a molte donne non era concesso fare tutto quello che loro hanno fatto. È vero. E loro l'hanno fatto in un'età incredibile, a 18-19 anni, erano delle ragazzine, e quasi come se non fossero consapevoli dei limiti che la società imponeva comunque, non solo alle donne ma anche ai cantanti, agli artisti in genere. Quindi sono delle donne che hanno aiutato a cambiare l'immagine dell'artista, della donna sicuramente, ma poi anche degli artisti in genere. Ecco, tu oltre ad essere cantante sei anche autore del tuo spettacolo. Per questo spettacolo sì, per Tutte Mie sì, mi sono divertito a... ma è venuto molto spontaneo veramente, quindi è stato abbastanza facile, tra virgolette, facile, sì. Ecco, il primo brano che hai scelto, perché questa scelta, che ora andremo poi ad ascoltare? Perché è un brano che io ho visto da bambino in TV ed era tratto da... era in Mille Luci, uno spettacolo bellissimo della... di Falqui, credo, sì, con Mina, la Carrà, ospiti incredibili, e io avevo veramente pochissimi anni, ma mi aveva proprio
colpito questa canzone, quindi è un ricordo proprio legato. Perché troppa, quindi essendo bambino magari ti è rimasta... Sì, ricordo proprio perfettamente il video, quindi mi è proprio sì, rimasto impresso, sì. E poi è una canzone bellissima, come tutte, veramente, le canzoni del repertorio di queste sette signore. Allora ascoltiamo e godetevi questo video di Giovanni Edmodeo che canta La pioggia di marzo. Grazie. Che scende vigilia di fiera, e l'acqua di marzo, e c'era o non c'era, e sì e no, e il mondo com'era, ma da madre come scappasse c'era, e una rondine allora ci coglia la gru, e il torrente una fonte, una briciola più, e il fondo del pozzo, la nave che parte, e un viso col broncio, e stare in disparte, spero, credo, racconta un racconto, è la goccia che stilla, è un incanto, un incontro, è l'ombra di un gesto, qualcosa che strilla, è il mattino che è qui, la sveglia che brilla, è la legna, è il fuoco, è il pane, la via, la caraffa di vino, il via vai della strada, è un progetto di casa, uno sciarpe di lana, è un canto cantato, un'andana, è un passo che senti, che viene, che va, è il profilo dei monti col sole al di là, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te, e sì, e no, e quando ti voli, rimbalzo nell'eco, e stare da soli, e sì, e no, e quando tu voli, rimbalzo nell'eco, e stare da soli, e sì, e no, e quando tu voli, rimbalzo nell'eco, e stare da soli. Rientriamo ovviamente dopo aver ascoltato questo bellissimo brano, complimenti ancora Giovanni. Grazie. Ecco, ci puoi raccontare un po' un attimo le tue origini musicali? Tu parti da un paesino della Calabria sino ad arrivare ai giorni nostri a Roma. Parto da Gallico Marina, provincia di Reggio Calabria, e a casa mia la musica è veramente una parte importante, una colonna proprio molto importante. Fissa. Fissa, sì. E i miei si occupano di musica anche, tra oltre altri lavori, e tutti suonano qualcosa, quindi è veramente una... È come parlare, è una cosa naturale, la musica c'è sempre stata, non c'è mai stato un giorno che non si ascoltasse qualcosa. Cantava? Mia madre suona il pianoforte, ha una bellissima voce, anche si può cantare. Tua sorella? Mia sorella canta anche, mio fratello pure... Soprano. Mia sorella è soprano, mio fratello è un basso lirico, l'altro fratello canta, ma come me ha diciamo un'impostazione leggera. Leggera. E suona, ma tutti suonano. Io sono l'unico che non suona uno strumento, mentre gli altri suonano anche. Ecco, io sono rimasto colpito da Giovanni quando ho visto il promo del tuo video che i spettatori hanno visto come singola, perché mi è piaciuta moltissimo questa tua musicalità nella voce, no? Perché è molto melodiosa e con alti, bassi e poi del tutto personale. Molto personale. Ecco. Noi siamo abituati ad ascoltare la versione appunto femminile, la versione maschile è qualcosa di curioso, di simpatico e anche nuovo soprattutto, ed è piacevole. Molto, è stato, ed è tutte le sere quando siamo in scena, molto complicato affrontare questo repertorio, non tanto per la difficoltà dei pezzi e delle canzoni, che sono alcuni veramente molto difficili. Infatti qualcuno a Roma mi disse, quando spiegai il progetto, mi disse: questo non è uno spettacolo, è un suicidio in scena. Perché cioè, portare queste sette grandi voci in scena è veramente da coraggiosi. Non solo cantare, ma interpretare, perché come avete sentito nella sigla,
c'era l'appuntamento di Ornella Vanoni con una canzone molto difficile. E soprattutto è difficile staccarsi dalla versione originale, è difficile non cadere nel facile gioco dell'imitazione. Ma sono molto belli gli arrangiamenti, di chi sono? Sì, gli arrangiamenti li abbiamo fatti con Davide Di Lecce, un bravissimo musicista molto giovane, anche Francesco Fioravanti, che è il chitarrista, e abbiamo dovuto completamente spolpare gli arrangiamenti originali. Stravolgerli sì, anche perché comunque noi abbiamo tre strumenti, non c'è un'orchestra, non c'è. Quindi è stato un lavoro molto impegnativo, direi. Sì, devo dire che è stato anche fatto in maniera molto leggera, perché ci siamo anche divertiti nel farlo. Hai scritto anche canzoni straniere? Sì, perché appunto sono le due cantanti straniere, che sono la Franklin e la Barbara Streisand. E sì, ci sono anche queste canzoni, perché insomma hanno dato anche loro un bel colpo alla storia della musica, quindi è molto importante. Infatti adesso ascolteremo proprio una canzone di Barbara Streisand, che è The Way We Were, parla dal film Come Eravamo, sì. Giusto? Bellissima canzone, sì. La vuoi lanciare tu, Emiliano? Sì, allora ascoltiamo in questo brano di Giovanni Amodeo, The Way We Are. Time rewritten every line.
Bene, siamo ritornati appunto in compagnia di Giovanni, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Barbara Streisand e adesso invece torniamo in Italia, però volevo domandare a Giovanni queste collaborazioni che so che nello spettacolo cambiano, no? Si alternano degli ospiti. Sì, una parte importante del progetto Tutte Mie è proprio questo di avere la possibilità e anche il piacere per me di interagire con altri artisti di diversa natura. Per esempio abbiamo avuto i quadri di Roberta Pietra, i costumi, i miei abiti li fa Natalia Rinaldi, che è una bravissima stilista che lavora molto a Roma, ma anche la collaborazione con un attore enorme, bravissimo, che si chiama Carlo Di Maio, e anche altri artisti che si alternano con noi in scena, a volte anche stravolgendo completamente la scaletta, perché non dico che improvvisiamo dei nuovi pezzi, però insomma ci sono dei cambiamenti ogni sera. C'è una certa, si interagisce, diciamo, tra vari artisti. Poi devo dire che ho anche trovato terreno fertile, perché chi gestisce il teatro Casa delle Culture di Roma sono queste due persone meravigliose che ci hanno proprio veramente aperto le braccia. Hanno capito il vostro progetto. E ecco, ci fanno fare tante cose meravigliose, sì. Ecco, dopo aver ascoltato le due cantanti precedenti, passiamo a una terza cantante molto famosa che ultimamente si è ritirata, sì, dalle scene, che purtroppo conoscete tutti come La Rossa, ovvero Milva. Sì. Volevo domandarti quale tra tutte queste cantanti quella che ti mette più in agitazione quando devi interpretare una sua canzone. Se ce n'è una in particolare. Tutte, devo dire. Sì, però magari una. Difficoltà. Sai cos'è? Che pure ho scelto il repertorio per Tutte Mie, non seguendo un criterio di pezzi famosi o no, ho scelto i pezzi che piacciono a me. E tra questi pezzi ce ne sono alcuni che hanno delle difficoltà maggiori. Per esempio Atmosfera è un pezzo molto complicato che copre 2 ottave e mezza di estensione, che per una canzone di musica leggera non è facile. In più è un pezzo che è stato cantato anche da Giuni Russo, quindi parliamo di voci di un tu certo però tipo. La fai nella versione di Milva? Sì, perché è filologica la cosa, quindi Milva, che l'ha incisa parecchi anni dopo Giuni Russo, qualche anno dopo, sì, ma ne fa una versione secondo me fantastico, un po' più sofisticata, più soft, no? Sì, ma proprio per questo suo modo di cantare senza impostazione lirica della Russo è anche più complicato da gestire vocalmente, uno scatto, certo, di tutta, certo. Comunque, a parte tutte queste cose tecniche, un pezzo meraviglioso. Sì, io posso dire che uno dei miei pezzi preferiti, non ovviamente perché l'hai scelto tu, ma no, da sempre, da quando l'ho sentito per la prima volta, e quindi possiamo lanciarlo, nel senso che vedrete questo video dove Giovanni canterà Atmosfera. Yes.
atmosfera ci ha emozionato, come la tua voce, ovviamente. Tu ti sei formato all'Accademia di Belle Arti di Brera. Ho fatto il primo liceo artistico con l'Accademia. Ecco, quanto è stato importante Milano? Milano proveniendo appunto da un paesino come così di provincia. Certo, è stata molto importante perché la mia prima città, insomma la città grossa dove ho abitato senza lontano dalla mia famiglia. E è stata una bella esperienza, molto bella devo dire. Ecco, hai trovato persone che ti hanno aiutato anche in questo lavoro? Nel mondo della musica, diciamo che da ragazzino ero molto, mi concentravo su tante cose, volevo fare il pittore, volevo fare lo scenografo, volevo fare mille cose tutte insieme, il musicista, non mi bastava una sola cosa, quindi sì, ho cantato sempre, devo dire, quella non è mai stata una parentesi, è sempre stata una cosa, una costante. Costante. Ma mi piace fare più cose, non... Ecco, oltre il discorso del teatro, ti sei cimentato anche in altre cose come servizi fotografici, anche cortometraggio, voglio dire, hai spaziato un attimino, sempre nel campo artistico, ovviamente. Sì, perché se mi si prospetta un progetto interessante, qualcosa che mi piace, lo faccio. Ho fatto le fotografie per un bravissimo fotografo che era contro la prigionia, la violenza, così abbiamo fatto le bellissime foto. Un cortometraggio con una regista americana, si chiama Diana Miranda, che è andato molto bene, nonostante non sia un vero attore. E esperienze teatrali a Roma, abbiamo fatto un Pirandello, ultimamente Ballerina, uno spettacolo tratto da un racconto di Patrizia Highsmith, e un Ray Charles qualche anno fa pure. Sì, mi diverto, mi piace fare più cose. Certo, se il progetto certo. Lo trovo valido. È tutta un'esperienza in più, ovviamente. Sì. Ora essendo tu molto timido, mi dicevi, no? Io non sono timido, io mi paralizzo. Il terrore delle telecamere, o il terrore delle domande, o il terrore... Ma è una e bella come sfida. Vinci questa paura quando devi entrare sul palcoscenico? Ho i primi 10 minuti prima dell'inizio, ho la tentazione proprio di scappare e ogni tanto ho anche minacciato i musicisti dicendo ma voi siete pazzi, ma che stiamo a fare qua, me ne voglio andare a casa, non voglio uscire. Quindi ma... una paura come a Mina, sai che Mina non torna più a cantare, anche perché ha la fobia. Magari avessi un passato come quello di Mina, ma sì, comunque no, mi fa paura, ma mi piace anche affrontare questa paura e spostare di volta in volta tutti i miei limiti, e tutte mie devo dire che mi sta aiutando tantissimo, perché non è solo il limite del palcoscenico e la paura di affrontare mostri sacri italiani e non, perché cantare Mia Martini non è facile, cantare, infatti. Ma non è facile, è facile anche a un livello emotivo, perché è emozionante, certo. Pensare a lei. Anche perché Mia Martini, come sappiamo tutti, ci ha lasciato qualche anno fa. Troppo presto, sì. Troppo presto. Sì. Però adesso passiamo a un'altra cantante, Mia Martini l'abbiamo tenuta per ultima. Certo. Adesso passiamo a una cantante che tu ami particolarmente, come tutte le altre, che è Patti Pravo. Come mai hai scelto questa canzone che tra le ultime non è una canzone delle più famose? Sì, molti non la conoscono nemmeno. Io credo che erroneamente Patti Pravo sia considerata la cantante del Piper. A parte del Piper, ma anche quella della non stravaganza, della trasgressione. Lei è una cantante, un artista capace di ogni registro, riesce a fare tutto, è una delle poche che in Italia ha fatto ed è attualissima ancora oggi, voglio dire. È un artista ha fatto il periodo francese negli anni 70. Ha fatto tutto, non si è fatta mancare niente. È vero. E quindi hai scelto Il vento e le rose che Patti presentò a Sanremo nel 2011. Sì, perché ha una canzone che è ad impostazione molto classica, tra l'altro. Sì, ha un'apertura, ecco, bellissima ed è... Non so, la trovo una bellissima canzone, mi piace. Grande orchestra. Anche le parole, quindi, molto, mi piace canzone. La situazione. Perché queste donne hanno anche cantato delle situazioni un po' particolari. Il vento delle rose parla di questa relazione non proprio legale e legittima, c'è qualcuno che deve poi tornare a casa da qualcun altro. Quindi mi piace la grazia con cui lei affronta. Ma secondo te chi è che bussa alla porta? Il postino. E questo non lo sapremo mai, forse. All'avanti di lei, buona. Bene, allora ascoltiamo Giovanni Amodeo in Il vento e le rose. Mm.
solito scocciatore della domenica. Ma no, tu non ti muovere, che stai benissimo su di me. Venti minuti d'amore e sentire alla televisione di questa economia. Mi vuoi o vuoi un altro caffè? Dicevi non si può, e poi sei qui da me. Eccoci qua in compagnia di Giovanni Amodeo, sempre a Roma. Adesso cambiamo proprio registro, siamo passati dall'Italia, ritorniamo negli Stati Uniti con una grande cantante soul, no? La The Queen of Soul. The Queen of Soul, che è Aretha Franklin, che, o Aretha dicono loro. Re, no? Molti la chiamano Re. Ma re, proprio re. Re. E con un pezzo storico, storico sì. Che è? Il titolo è In No Way, e poi è stato ricantato anche da Whitney Houston, da Mary J. Blige e molti altri. È un pezzo incredibile. E devo dire che per me è una grande gioia avere la scusa per cantare queste canzoni meravigliose, anche da uomo, perché se no non l'avrei mai cantata, quindi è una bellissima occasione. Di cosa parla questa canzone? Te lo ricordi? È di un amore impossibile, di questa storia che non ha proprio una via d'uscita, non c'è niente da fare. Mi piacciono way. Però queste canzoni con queste tematiche un po'. Mi piacciono le canzoni che hanno una forza, contenuto, qualcosa. Sì, ecco. Ovviamente. E soprattutto la capacità che possono farti esprimere qualcosa, perché adesso un po' la musica è un po' tutta un po' piatta sì. E infatti dopo sentirete due canzoni con due testi meravigliosi, ma ne parleremo dopo. E Emiliano, vuoi chiedere qualcosa? Sì, come sei riuscito a non cadere sul banale di fare un pezzo così importante, appunto, come vuol dire Aretha Franklin, e dare una tua versione del tutto personale? Diciamo che io parto
fatto da un punto di vista mio in tutti questi pezzi, nei pezzi che affronto in tutte mie, e mi piace molto l'idea, che è una sfida, di affrontare il vocabolario, e questa è la cosa che mi ha interessato fin dall'inizio, perché cantare vocabolario scritto per una donna, per un uomo, è veramente molto complicato. Quindi faccio un lavoro molto, come hanno fatto loro in qualche modo, in piccolo naturalmente, che hanno raccontato delle storie, perché io quando ascolto una canzone di Aretha Franklin o di Mina o della Streisand, di Milva, Mia Martini, è proprio come se vedessi un film, loro mi raccontano una storia. E quindi io nel mio piccolo ho provato in qualche modo a calarmi in questo, nel personaggio, nei vari personaggi delle varie canzoni. Ti piacerebbe assistere a un concerto di Aretha Franklin? Moltissimo, sì. Veramente sì. Devo dire che ho avuto la fortuna, tranne naturalmente per Mina, di vedere i concerti di tutte queste signore. Sì. E ora ha fatto anche un ultimo lavoro, tra l'altro quest'anno è uscito un nuovo disco. Ecco. Sì, anche la Strada. Cover, no? Sì. Speriamo anche che sia anche un tour, tra l'altro. Sì, speriamo perché dimagrita, sta molto bene anche fisicamente. Quindi ascoltiamo questa canzone dal titolo Ain't No Way, sempre interpretata da Giovanni Amodeo. Che ci prova. Tra le tue esperienze importanti c'è anche quella del coro polifonico San Paolo di Reggio Calabria. Ecco, cosa ci racconti di questa esperienza? Che ci sono entrato durante una pausa, insomma, da Milano ero rientrato in Calabria, c'erano già dentro mio fratello e mia sorella,
e quindi mi hanno accolto e eravamo insieme lì. È stata una bella esperienza. Nello stesso periodo ero anche parte di un gruppo gospel Spirituals, Elementi, che è stato molto importante. Formativo. Sì, molto formativo. Sì. Bene. Ma una vocina mi ha detto che tu hai girato il mondo, vero? Ho viaggiato parecchio, sì, mi sono divertito. E tra un po' partirai per il Giappone. Dovrei ritornare in Giappone, dove ho già fatto un concerto, è un paese meraviglioso. Ma tu sei stato, ho saputo, 6 mesi in Argentina, 6 mesi in Nord America. Sono stato in Nord America, sì, negli Stati Uniti, Los Angeles, New York, vicino Boston, poi naturalmente Francia. Sei stato anche in Canada, vero? In Canada no, ancora no. In Francia? In Francia, Parigi, Berlino, Madrid parecchie volte. Vabbè, ecco, dov'è una nozione che tu dovresti... Ecco, dove vorresti andare a vivere per cantare? A parte l'Italia, all'estero, dov'è che ti sei trovato meglio? Ma devo dire, quest'ultima esperienza giapponese è stata meravigliosa, bellissima. Ma ti piacerebbe vivere in Giappone? Io sono un po' strano, perché anche se non sono nato a Roma, mi sono innamorato di questa città. E con tutte le difficoltà che ci sono, è una città che amo, ma mi piace tantissimo anche Catania o Parigi, o non mi identifico con una città. Con una città, quindi sì. Tu torni volentieri a cantare in Giappone perché ti è piaciuto, sì. E ti sei trovato, certo, bene, certo. Non ascolterete una canzone in giapponese. Quello l'abbiamo preparata, no? Giovanni ci accennerà all'inizio di questa canzone, una canzone molto molto bella, molto forte, non molto conosciuta, non molto famosa, che Riccardo Cocciante scrisse per Mina una ventina di anni fa. Sì, sì, una canzone minuscola, perché molto molto corta, che si intitola Secondo Me. Ce ne fai un accenno, poi mandiamo il video. Sì, certo. Sì, secondo me ci siamo detti già le piccole bugie, le grandi verità. Secondo me ormai la scandalosa età sta scivolando via nella continuità. E poi vediamo il video. Bellissimo. Ascoltiamo questa canzone di Mina, secondo me, interpretata da Giovanni. Sempre trattata ovviamente da questo spettacolo magnifico a Roma, tutte mie. Tutte mie. Secondo me ci siamo detti già le piccole bugie, le grandi verità. Secondo me ormai la scandalosa età sta scivolando via nella continuità. Secondo me lo so, you.
Bene, rieccoci qua sempre a Roma con il nostro ospite, super ospite Giovanni Amodeo, e siamo giunti quasi al termine di questa intervista, di questa puntata speciale in cui avete ascoltato tantissime canzoni, e questa è veramente una delle canzoni più belle forse di Mia Martini. L'abbiamo tenuta per ultimo perché sappiamo che... E anche forse più belle del repertorio italiano. È più conosciuta, anche forse la più famosa, probabilmente di quasi tutte quelle che hai cantato questa sera. E cosa ci vuoi dire di questa canzone? Mi sembra che tu hai un intro scritto da te. L'intro del pezzo introduco un altro universo con una frase musicata da me, da un musicista bravissimo, si chiama Gregorio Malara, che io scrissi all'epoca, appunto, dopo questa, la terribile notizia avuta la morte di Mimì. E quindi fu una cosa fatta di getto, così io scrissi queste parole, questo musicista. Ci prese veramente tutto in contropiede questa notizia, sì, questa è stata una cosa terribile. Notizia. Mi sembra che era il 12 maggio, sì. Vero? Sì, la cosa che può consolare che ci ha lasciato un repertorio che è sempre da scoprire, perché c'ha delle chicche incredibili, è sempre un piacere riascoltare. Un repertorio molto vasto, perché ha inciso tanti dischi, tante canzoni, e quindi io direi che, cosa dice Emiliano, prima di salutarci, certo, io direi innanzitutto che io darei una grossa lode a chi ha scritto questo grande capolavoro, che appunto Bruno Lauzi. Bruno Lauzi ha scritto il testo. Grande autore genovese, tra l'altro. Sì, esatto. Sì. Ora mi sfugge il nome della musica, ecco. Oddio, chiedo scusa, momento non mi ricordo. In questo momento, vabbè. Però ecco, tutti ricordano che appunto è Bruno Lauzi, certo. È colui che ha scritto. Ed è stata nel cassetto per parecchi anni, no? Sì, lei sì. Non voleva decidersi a inciderla, e Bruno Lauzi ha detto no, o la incide Mia Martini o non la incide nessuna. Nessuno. Ed è stato il suo ritorno. Perché Bruno Lauzi anni. Disse in più di un'intervista, scrivere per Mimì è come per un autore americano scrivere per la Streisand. Ci lasciamo con questa interpretazione stupenda. Grazie, veramente gentilissimo. Di Giovanni Amodeo, Almeno tu nell'universo. Sai, la gente strana prima si odia, poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Se niente sai, la gente è matta, forse è troppo insoddisfatta, cambia idea improvvisamente, quando l'amore I'm
Giovanni, dopo questo capolavoro teatrale ti aspetta anche un lavoro discografico, anche uscirà un CD. Sì, uscirà un CD penso a fine maggio, spero, se sarà pronto a fine maggio. Sto collaborando con un autore fantastico, si chiama Antonio Crea. Ah, ma quindi di inediti? Ci saranno due inediti e altri pezzi tratti da tutte mie. Bene. Un po' una sorpresa. Hai già deciso quali almeno una per artista, no? Vedremo, perché stiamo ancora elaborando delle cose. Però secondo me mettila, perché è troppo bella. Ci possiamo pensare, certo. Bene. E direi che siamo arrivati alla fine, abbiamo pochissimo tempo. Salutiamo il nostro ospite Giovanni. Grazie per averci grazie a voi in questa location. È la grande opportunità che ci hai dato di poterti intervistare. È stato veramente un piacere. Faremo un giro per Roma. Sì, andiamo a mangiare un po' di specialità. Le grosse novità romane. Sperando che la puntata vi sia. Naturalmente, Liguria News ha voluto dare qualcosa di nuovo, anche simpatico. Ci siamo tolti un attimo dalla Liguria, ci siamo trasferiti nel centro Italia, abbiamo trovato un amico, un cantante, un artista unico. Grazie a Giovanni Amodeo. E grazie a tutta la Liguria, anche a Genova, spero presto. E speriamo di trovarti anche in un teatro nostro presto con il tuo progetto. Certo. Master whiskey oil, no lie. Oh.